Ciao a tutti ragazzi e ragazze, riaccostrati in questo nuovo Che fa video. sempre lui l'intro. L'intro ormai è mia praticamente, è Esatto. mia proprietà. Allora, siamo tornati con un'altra nuova tipologia di video. Ormai noi cambiamo tipologia. Noi non siamo mai stati costanti come tipologia di video, abbiamo No. sempre cambiato, variato, prima i giocattoli, Soprattutto poi le borse, poi io. Pandora, poi Sì, abbiamo soprattutto fatto un mix io. di tutto, soprattutto io bene o male, ho sempre bene o male portato quasi sempre Sì, gameplay, perché io quindi sono una persona molto. incostante. Sì. A me piace qualsiasi cosa che ci devo fare. Allora, il mio ultimo What's in My Bag risale a un po' di tempo fa. Un Vabbè, bel po' me di lo tempo. metterò qua sopra nelle i delle info. Allora, partiamo dal presupposto. È una borsa Chi gli è stata regalata regalata. prima? È stata un mio desiderio da quand'è che ti rompevo le scatoline. Da quando è un bel po'. Esatto. Era il suo sogno, diciamo, nel cassetto. Sì, e vabbè, ve la faccio vedere, insomma. Ce l'ho da un po', quindi l'ho praticamente usata. Questa è la mia borsa da tutti i giorni, da cerimonia, non cerimonia, tutti i giorni in sostanza. L'ho presa nel monogram classico, ovviamente con la vacchetta, non con la pelle. Perché quella con la pelle non mi faceva impazzire. C'è anche la versione reverse, vuol dire che questa parte è tipo marrone chiaro, mentre la parte sotto è fatta così. Allora, ha la tracolla, quindi è comoda per quello, si può portare sia a tracolla sia a spalla, si può portare a mano. La tracolla è removibile, quindi si può portare anche in questo modo. Così proprio a cartella. Questa è la classica borsa del dottore, quasi. Volendo si può mettere un bandeau qui sopra. Io sinceramente per un po' ce l'ho portato, poi l'ho tolto perché la borsa mi piace viverla nella sua interezza. L'apertura è fatta così, a placchetta, vedete, e si fa in questa maniera. Cliccando qui, vedete, si apre. E vi faccio vedere anche l'interno. Ovviamente adesso è piena. L'interno ha tre scomparti, una, due e questa taschina sottile Esatto, qua. possiamo definirla un po' come i tuoi social, Facebook, Instagram, WhatsApp. Sì, ok. E presenta una tasca dietro, molto comoda, piatta, quindi qui non è che ci potete mettere chissà che, potete metterci documenti, cellulare, insomma, quello qualcosa di piatto, come potete vedere. E adesso ve la svuoto, quindi questa è in generale la borsa all'esterno. Allora, partendo da qua, questa parte, qui ci tengo il cellulare, ovviamente, che al momento non c'è, però di solito c'è. Lì è Poi, la parte da davanti, davanti. portafoglio, al momento sto usando questo, che era quello che mi diedero da Pandora, però all'inizio portavo un portacarte, siccome mi ero un po' stufata. Fatto cambio, quindi Piace cambiare portafoglio, per sì. Poi spesso. abbiamo portamonete, anche questo della medesima marca, ovviamente usato. Qui ci tengo le monete e volendo si possono anche, cioè si può utilizzare anche come portachiavi. La seconda taschina ho Ray-Ban, gli occhiali da sole. Che sono l'unico che raramente mette gli occhiali da sole, anche quando sono in macchina, anche se c'è il sole, difficilmente li metto. Sì, perché ovviamente tu porti gli occhiali da vista. Io anche porto gli occhiali da vista, ma questi sono Ray-Ban originali, ma li ho fatti graduare, quindi sono occhiali da sole, ma da vista anche. Lui non li vuole. No, dovrò pensare anche io di fare una cosa del genere, perché Direi. Poi, unica pochettina micro che porto, questa qua è della Dior. abbiamo tutti i marchi comunque di Ragazzi, tutto medio-alta quello che classe. vedete, a parte Tutto questo, di marca no, praticamente. Non di Marco, di marca. a parte quello, ma a parte questo è tutto second hand. Questo l'ho preso su Sì, quello Vinted. sì.
Questo l'ho preso da una signora sempre usata. Questi sono usati, io questi l'ho preso. La montatura l'ho presa al mercatino e mi sono fatta mettere le lenti. Pensate che uno spende so quanti soldi. Allora, qua ci tengo salviette umide, burro cacao, lip plump di Dior. Questo qua l'ho preso nuovo, vabbè, il negozio. Salvietta monouso, le salviettine sul bisebo, fazzoletti, occhi come se non ci fosse un domani. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire come se non ci fosse un domani? Nel senso che ho un sacco di bustine di occhi. Non siamo nel 2012 che annunciavano alla fine che c'erano i Maya. Ok. Anzi no, qua ho l'occhi e ho anche il Plasil, perché io ho lo stomaco così. Di nuovo, protezione per lo stomaco. Penna, perché la penna è sempre utile. Bustine di zucchero. Perché io la posso. Quelle possono essere utili per se avete pressione bassa. Esatto, bustine di zucchero. Anche lui è successo. Lui non se le portava. Una volta ha avuto un calo di pressione, un altro poi si sentiva male. E non porta lo zucchero. E qua ho il profumo di riserva che ho dentro. Lo Chanel Mademoiselle qua dentro. E qua è vuota questa. Poi, ultima taschina, ho la mascherina, perché ovviamente in alcuni posti ancora purtroppo bisogna usare la mascherina. Anche se adesso hanno detto che però in un ospedale non si può usare più. Quindi vabbè, io la porto per sicurezza al massimo, così non la uso. E poi qua ho questo, che è lo specchietto. Questo qua. Della Maybelline, che mi era uscito con il correttore che uso. Poi, questa è vuota ovviamente, vuota completamente. Nella taschina dietro ho questi, ok, quindi anche caduto tra l'altro. Poi ho fazzoletti così usati a caso, fazzoletto usato. E poi cosa abbiamo? Tutti i gingilli. Ho gli sticker per le unghie. Mi spiega cosa te ne fai degli sticker per che le quando unghie? Quando vado a farmi le unghie di solito li uso. Qua ci sono delle ricette mediche che devo tenere. Questo che cos'è? Quello dovresti darle a me dire la verità. Sì, vabbè. Che questo memoria. Che cos'è? Vediamo. Non mi ricordo più. Ah, un'altra ricetta medica. Meno male che non sono mai stato in ospedale in vita mia. Ah, questa addirittura era il vabbè, non serve più. Questo che cos'è? Non mi ricordo, ragazzi, tutte robe che non ricordo nemmeno di avere. Ah, ok, questo è il numero di telefono. Ecco, approfittare per fare un po' di pulizia. Esatto. Altra salvietta al limone. Green Pass. A lei piace riempire ogni angolo della casa, tappezzarlo di robe. E qua ho il cartellino, i cartellini di autenticità della borsa. Poi il suo lato di camera è pieno appeso di fogli, il mio lato vuoto, deserto. Basta, vuoto, io sono più per lo spazio aperto, l'open space. Open space, certo. La borsa è completamente vuota. Se vi faccio vedere il casino che c'è qua sopra, aiuto. Meglio di no. E quindi... Donne. Questo è quanto, ragazzi, avete visto se, quale casino ha potuto creare. Se Marco vi potesse fare un svuota la borsa, perché lui ha un'altra collina, ci troverete portafoglio, cellulari e chiavi, basta. Ah, tra l'altro qui dentro ci porta anche le chiavi di casa, ovviamente, perché altrimenti non entra dentro casa. Questo è quanto. Mi hai anticipato che devo dire una cosa, mi hai fatto andare via di mente quello che volevo dire. Vabbè ragazzi, vabbè, questo è quanto ragazzi e noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!